Buongiorno a tutti, benvenuti nello spazio sfuso, lo spazio della cooperativa Giustomo. Oggi siamo molto lieti di avere questa presentazione della prima guida dedicata dalla Lonely Planet alla nostra regione, l'Abruzzo e al Molise. Oggi abbiamo con noi l'autore, Luigi Farauto, grazie per essere venuto qui a Campobasso. E nel dialogo con l'autore c'è anche il professor Antonio Fanelli, docente di antropologia culturale alla Sapienza di Roma. Una mia prima domanda, e poi vi lascio anche liberi di dialogare sui temi che sono stati trattati all'interno della guida. Dalla nostra esperienza con i viaggiatori che sono giunti qua in Molise, noi da tempo con la mia collega Nella Rescigno, che tra l'altro è coautrice di una piccola parte insieme a Michele Fratino della trattazione sull'arte e sulle tradizioni, abbiamo sempre accompagnato dei viaggiatori che però sono venuti qua in Molise per un motivo ben specifico, ovvero un motivo di conoscenza, magari un sito archeologico particolare, una bellezza artistica o una tematica anche naturalistica, perché patrimoni notevoli. Qual è stato invece il motivo, l'esperienza che hai vissuto tu qui in Molise quando sei giunto per la tua conoscenza? Cioè, se è stata una conoscenza un po' più spontanea di curiosità, o se invece avevi qualcosa già in mente e poi invece l'hai trovata, non l'hai trovata? Qual è stata la tua esperienza? Ciao a tutti, innanzitutto si sente, sì. Diciamo che per me, io ho accolto l'invito a scrivere questa guida, in particolare del Molise mi sono occupato solo io rispetto agli altri autori con cui ci siamo divisi l'Abruzzo, e ho accolto questa richiesta con grande entusiasmo, perché come autore di guida descrivere quella che, senza sfondare la retorica, è la regione meno conosciuta d'Italia. Mi sembrava un'ottima sfida. In primis perché io non la conoscevo, Molise, non c'ero mai venuto, purtroppo, però sono una persona estremamente curiosa, per cui il nostro lavoro è quello di fare la spugna, quindi venire in Molise, in un territorio, in poco tempo cercare di carpire l'anima, o quantomeno provarci. E personalmente io conoscevo qualcosa dell'archeologia per interessi personali, ma sono le cose che non conoscevo che mi hanno particolarmente stupito. Perché io ho girato la regione in macchina, pensando, immedesimandomi nel viaggiatore che esplora questa regione, e continuamente mi sono trovato di fronte a delle sorprese, o comunque a delle deviazioni che mi hanno tentato. Penso ai panorami delle morge, per esempio, di cui io proprio non sapevo nulla, ora lo so abbastanza, e che comunque non sono famosi, non li conosce nessuno, non verrebbe in mente a un viaggiatore vai in Molise perché c'è questa cosa qui. Mentre in altre regioni questo fenomeno accade, anzi in tutte le regioni probabilmente accade questo fenomeno. Quindi questo sentimento da pioniere, perché comunque esistono altre guide, cioè quella del touring, eccetera, però sappiamo che il pubblico Lonely Planet è quello, insomma, un po' più zaino in spalla, più lento, eccetera. Quindi una regione tanto ricca di tradizioni, di storie proprio, di borghi, di architettura, con una natura così selvaggia, e da milanese direi anche ho apprezzato particolarmente il quantitativo limitato di cemento, no? Quindi comunque la regione meno cementificata d'Italia, quindi di questo periodo in cui poi il viaggio ormai è cambiato negli ultimi anni, con la pandemia cambierà ancora di più, il futuro di posti come Abruzzo e Molise, in particolare più il Molise perché è molto meno conosciuto, a mio avviso è decisamente avvincente. Logicamente è una sfida che la regione intera deve cogliere. Io nel mio piccolo spero che questo piccolo boom riporti anche i giovani in Molise, nel senso che lo spopolamento è stata una cosa che logicamente conoscevo, e ho visitato anche altre regioni italiane dove questo fenomeno è forte. Girando il Molise d'estate, lo spopolamento è particolarmente, insomma, lo si sente, ecco. E quindi credo che la regione ora si trovi proprio in un turning point in cui il futuro potrebbe riportare il turismo, potrebbe far
esplodere questa regione, ma in maniera positiva, senza il turismo di massa, perché chi viene in Molise è interessato alla lentezza, è interessato a camminare, è interessato alla natura. E quindi, per quel che mi riguarda, un anno dopo il viaggio con la guida uscita sono ugualmente entusiasta. Adesso ovviamente non vedo l'ora di fare la seconda edizione, così posso magari tappare un po' di cose che ho sbagliato, che ho dimenticato, ma lo spirito è quello, insomma. La prima edizione è un benvenuto nel mondo del viaggio e ne siamo particolarmente contenti. Sta vendendo tantissimo, quindi vuol dire che il messaggio un po' sta arrivando e vediamo cosa succederà. Sì, grazie dell'invito. Io sono molto contento di essere oggi qui perché ero stato coinvolto come collaboratore da un caro amico che è un redattore della EDT. E poi mi sono reso conto che non avrei avuto la possibilità di svolgere questo compito. Quando l'amico che si chiama Jacopo Tomatis, che insegna all'Università di Torino, mi ha chiesto un sostituto, io ho pensato a Michele Fratino, non solo perché siamo amici, perché Michele in questi anni mi ha aiutato da molisano, che però vive a Firenze da 20 anni, a scoprire e a conoscere meglio il Molise, perché in realtà una delle cose che si apprezzano leggendo la guida è che il Molise a volte è poco conosciuto dagli stessi molisani. È una regione piccola, ma è fatta di tanti territori diversi che spesso non sono in collegamento stretto fra di loro. L'Alto Molise e il Basso Molise sono realtà un po' a sé stanti. Il Fortore, dove sono nato io, che non è ben rappresentato nella guida, un po' di campanilismo ci vuole, no, qualche battuta la farò, sono territori che spesso sono abbastanza autosufficienti e poco collegati con gli altri. Quindi questa è una guida che farà bene fuori dal Molise, ma fa bene anche in Molise. Ovviamente io quindi, diciamo, oggi sono coinvolto in una duplice veste, come antropologo ma anche come molisano. E quindi come antropologo posso dire che la guida Lonely Planet si afferma senza dubbio come uno strumento efficace. Efficace perché riesce a coniugare tanti aspetti in una chiave pop, in una chiave al passo con i tempi. Quindi nella guida Lonely Planet, di cui io sono un fruitore e un ammiratore, si apprezza questa capacità di raccontare la storia, il territorio, l'arte, ma di indicare sempre anche le cose che sono significative anche per chi vive quel territorio. Quindi non c'è una proiezione da fuori di uno sguardo bucolico, nostalgico. Perché? Perché questo è il grande rischio del Molise. Il grande rischio del Molise è quello di autorappresentarsi come archeologia, sanniti, paesaggio e spopolamento. Incontaminato, non è incontaminato, è ben tenuto, ma è da 3.000 anni che è contaminato dalla presenza dell'uomo. L'altra cosa importante, quindi rifuggire questo sguardo romantico, significa anche non cedere poi alla cosa romantica e primitivista, arrivare in Molise, ti regalano la casa, cioè quel tipo di attrazione turistica è qualcosa che può innescare degli effetti destabilizzanti, perché chi arriva si trova qualcosa di finto, di artificiale, e chi riceve si trova sottoposto a delle cose impensabili. Un paese di 1.000 abitanti non può ospitare gratis 20.000 persone che poi si illudono anche di trovare tutte le sere gente che balla la tarantella. Non è così. E una delle cose più importanti che il Molise dovrà fare anche per aiutare la Lonely Planet ad aggiornare, ad arricchire, che noi abbiamo una bella rappresentanza del patrimonio archeologico e del paesaggio. È molto ricca la guida. Tutto sommato qualcosa che manca è proprio, ma questo manca perché sono i molisani che un po' devono attrezzarsi, manca un po' la storia più recente, l'8-900. La parte sull'Abruzzo è ricchissima anche di riferimenti alla cultura nazionale e internazionale che è nata in Abruzzo, Silone, D'Annunzio. Bene, il Molise c'ha il tratturo, le sue pecore, i suoi boschi, ma è la terra di Eugenio Cirese, di Francesco Iovine. A Termoli è nato Benito Iacovitti, che è un genio del fumetto. Quindi forse i molisani potrebbero, come dire, costruire delle cornici per far sì che queste esperienze del territorio siano più conosciute.
Poi ci sono altre cose che io, come dire, parlo qui, come dire, come sognatore anche, che è questa. Secondo me sarebbe una grande sfida per noi fra Abruzzo e Molise riuscire anche a raccontare l'Appennino come terreno della Seconda Guerra Mondiale, come succede con la linea gotica, come terreno della Seconda Guerra Mondiale dove i contadini abruzzesi e molisani hanno salvato migliaia di soldati inglesi e americani detenuti nei campi di prigionia da queste parti. In Molise è saltato su una mina il più grande giovane intellettuale antifascista, Jaime Pintor. Forse, ecco, raccontare anche in che modo il Molise è stato ed è da sempre stato dentro la storia. Quindi i molisani stessi devono essere bravi a non farsi catturare dalle facili sirene di dire venite qui che c'è la natura incontaminata. Sì, c'è una natura ben conservata, ma c'è un posto che vive nella storia da sempre. E questa è una sfida più per i molisani, per attrezzarsi, per riuscire anche a dare di se stessi un'immagine che non sia, che non corra il rischio di essere bucolica e appunto primitivista. No, beh, sono assolutamente d'accordo. Logicamente sulla questione del Molise 8-900, poi devo ovviamente assumere tutte le responsabilità. Sull'Abruzzo potevo dividere, dicevo no, quello non l'ho scritto io. Su Molise non ho scusanti. Diciamo che ci sono posti anche in Abruzzo che si raccontano, che raccontano il loro passato. Pensiamo a Silone. Se io non lo conosco, non ho letto niente di suo, comunque il territorio mi dice che è nato lì, che ha vissuto, che ha voluto che fosse sepolto lì, per cui esiste anche un turismo legato ai personaggi, alle opere. Non per difendermi, logicamente, come comunica verso il turista il Molise è un po' inesistente, nel senso che non esiste, ci sono un po' di cose, ma è difficile trovare un posto che magari ti dica, anche Civita Campomarano per esempio è un posto che parla perché lo hanno dipinto. Già quello per esempio ha creato secondo me un meccanismo molto virtuoso di cambiare un po' la nomea del territorio. Ovviamente la complessità di una regione che fa di questa complessità la sua cifra è difficile da sormontare, ecco, quindi... Hai ragione, molti luoghi non si raccontano in quella veste e quindi è difficile anche rappresentarli se loro stessi. Però questa secondo me è una sfida da rilanciare. Ecco, nella rappresentazione che tu dai del Molise, secondo me qualche cosa secondo me va un po' più enfatizzata. Ad esempio, secondo me l'Eddie Lang Jazz Festival o il Festival Internazionale della Zampogna vanno un po' sfalsate rispetto alle altre festività, perché davvero sono delle eccellenze internazionali. Quindi questo diciamo che lo dico anche a discapito delle feste di altri territori che io frequento più spesso, quelle due sono in effetti due cose che meritano. E poi ecco, questa nota dolente un po' del Fortore. Il Fortore dove io sono nato è appunto che vedo spopolarsi e vedo in una crisi molto molto pericolosa, è il Fortore stesso che forse non cerca questa strada del turismo. Per esempio tu hai molto messo in risalto questo paesaggio delle Morge, che è qualcosa che anche per me è stata una sorpresa, forse perché i protagonisti di quella vicenda hanno avuto una grande capacità di promozione fuori dal Molise, perché il turismo legato ai social, al passaparola, alle immagini, a Instagram, può innescare dei circuiti. Noi abbiamo visto qualche estate fa, abbiamo scoperto che c'è una cascata bellissima a Carpinone, non lo sapeva nessuno dei molisani. Ora queste Morge sono molto rilanciate. Il Fortore, dove io sono nato e dove trascorro le mie vacanze, quelle di estive e quelle natalizie, tutto sommato non riesce. Non riesce nemmeno, forse perché è un territorio, ecco questa è un'altra sfida, ci sono territori che sono amministrativamente dentro più regioni, sono a cavallo fra più regioni, quest'area, il Fortore, è fra Molise, Puglia e Campania, quindi sono territori un po' ibridi e questo fa sì che la ripartizione, però ecco, dato che tu già ci hai dato questa bella notizia che ci sarà una nuova guida sul Molise e noi saremo ben felici regolarmente di aiutarti
per arricchire questa parte sul Fortore. Più che volentieri, ti telefonerò sicuramente. Con prima. Grandissimo piacere. Anche perché nel paese ovviamente della festa dell'uva e non solo, dove c'è ovviamente una delle tradizioni bellissime e longeve del Molise, poi ci sono anche dei momenti di storia realmente incredibili, perché poi in effetti il Molise regala momenti di storia incredibili, quello che un po' diceva anche Antonio, che forse oggi ci sentiamo fuori dalle grandi dinamiche storiche, però poi una regina come la regina Costanza, che è andata di Chiaromonte, che è andata in sposa prima al re di Napoli e poi in seconde nozze appunto alla famiglia di Capua, che era la famiglia non solo della Valle del Fortore ma anche di Campobasso e di altri luoghi del Molise, in realtà oggi è sepolta lì, proprio a Riccia. Quindi ci sono delle dinamiche, che Campobasso era il settimo mercato del Regno di Napoli, altre diocesi che addirittura sono legate a Madrid, quindi in realtà effettivamente abbiamo una storia che è anche molto contemporanea e che forse appunto con una nuova edizione può anche emergere oltre a quella ottocentesca. Sì, però volevo solo aggiungere una cosa, resta secondo me comunque importante entrare comunque nella logica di una guida, no? Che comunque il cui destinatario è comunque una persona che ha preso un treno, una macchina per arrivare in Molise. E quindi io in un tot di pagine comunque devo accorpare, questa è la vera sfida, no? Tutto, perché effettivamente c'è la storia, ma c'è la cultura, c'è il cibo, c'è il vino, c'è l'archeologia. Quindi c'è il ricordo, perché poi devi lasciare il ricordo, poi, sì, assolutamente. Noi, sta davvero la sensibilità dell'autore, questo non per liberarsi dalle colpe, no? Perché Lonely Planet è una casa editrice come tante altre e quindi è composta da tanti autori, per cui per esempio io magari posso avere più sensibilità, non so, all'architettura, e un collega può essere più sensibile al vino, al cibo, per storia personale proprio. Io faccio il cartografo di lavoro, per cui disegno mappe e logicamente se ci fosse, sono più attento all'urbanistica dei posti, ad esempio, che mi interessa, mi affascina. E quindi quello che noi poi dobbiamo raccontare è sempre qualcosa che è legato a quello che noi chiamiamo POI, un punto di interesse. Talvolta la storia non è sufficiente, è necessaria ma non è sufficiente talvolta, perché io poi devo andare a visitare qualcosa, no? Faccio un esempio, ho citato la guerra, una regione che conosco molto bene è il Friuli Venezia Giulia, anche simile forse per alcune cose al Molise in quanto sconosciuta, no? Quindi si pensa che l'Italia finisca a Venezia, invece poi c'è una regione che è compendio, no, dell'umanità, veniva definita. Loro per esempio hanno, da qualche anno a questa parte, hanno deciso proprio di spingere tanto sulla comunicazione di queste storie, quindi è impossibile entrare in Friuli e non sapere che esistono gli itinerari della Grande Guerra, perché ogni due per tre trovi un volantino, un opuscolo, c'è il sentiero vero e proprio. E quindi è così che io attiro il turista, il viaggiatore che è interessato alla storia. Per esempio io non sono un grande fan, si è notato evidentemente, della storia dell'ultimo secolo, preferisco 2000 anni prima, però è altresì vero che se ci fosse, no, una comunicazione legata a queste cose, si potrebbe stimolare la curiosità del viaggiatore, che quindi non la sapeva questa cosa, dice ah, ora la so. Non possiamo partire dal presupposto che chi viene già sa tutto queste cose, perché è un'occasione persa proprio a livello turistico, credo. Poi, no, assolutamente, ma perché qua già Antonio è una riflessione che facciamo anche a noi stessi, quindi è stato uno strumento ovviamente anche per riguardarci, che poi diciamo anche la verità. L'anno scorso con la pandemia è arrivato quell'altra tipologia di turismo che è quasi vicina più all'artista proprio, no? Viaggiatore di cui parlavo io all'inizio, no? Di quello che già ha una destinazione nella mente, perché ho conosciuto attraverso i libri una determinata meta o un determinato andare a scoprire. L'anno scorso anche Campobasso è esperta turistica, cosa che anche noi abbiamo sempre accompagnato le persone. Spesso gli stessi abitanti ci dicevano ma devono venire a vedere, in realtà si aspetta finalmente con un altro sguardo. Quindi questi sicuramente sono strumenti che aiutano, come diceva Antonio, anche noi, oltre ai contenuti proposti che tu hai letto, che tu hai visitato, che tu hai provato, perché poi in effetti tu ti sei messo in viaggio come una qualsiasi persona che viene qui tra gli elementi positivi. Penso che ne ha trovate, non perché dobbiamo raccontarci sempre solamente ma ovviamente per crescere, un momento di crescita. Prendiamo conto che comunque il periodo delle ricerche l'anno scorso è stato un periodo di tra il lockdown, diciamo, quindi estremamente faticoso. Io venivo anche ad altre ricerche in Campania e la situazione era identica. Comunque è stato molto faticoso già a livello, però a livello in linea generale questo è un problema che
su tutti i territori, non è che il Molise lo rende. E invece per legarmi a quanto dicevate prima, perché avete scoperto Capinone grazie a Selvaggio Lucarelli che fece quel post, questo è delle guide, cioè noi, io per esempio della Lombardia o di Milano che ho scritto io, ho scoperto le cose che non potevo credere, ce l'avevo davanti. Il Cenacolo l'ho visto 10 anni per la prima volta e ce l'avevo 400.000 case, sempre così. L'Italia è un paese estremamente ricco, per cui noi tendiamo a ignorare il fatto che basta davvero uscire di 20 km a caso, di 20 minuti a piedi, c'è sempre cosa. Quindi io spero che tra le dimenticanze in realtà ci siano anche le cose che scoprite voi, no? Perché logicamente si cerca, poi l'approfondimento con cui scriviamo cose è vario, dipende dal posto, però si cerca sempre di trovare quella chicca che il lettore dice: ah, contento che l'ho letto sulla Lonely, perché è stato proprio così, quindi si spera. I lisani anche fuori dal Molise, che forse sono i privilegiati, nel senso che per tanto tempo i flussi migratori così intensi prevedevano un alto tasso di rientro, di pendolarismo. Della nostra infanzia, l'estate era il momento dell'arrivo dei tedeschi, degli svizzeri, degli americani, dei canadesi. E questo che si affievolisce sempre di più fa sì che famiglie conservano casa, poi arrivano in Molise ma vanno al mare nel Salento o vanno a fare altre cose. Quindi una cosa importante sarà far riscoprire il Molise alle seconde, terze, quarte generazioni che ancora hanno un legame con questo territorio. Quindi un tempo c'erano dei gruppi molto organizzati all'estero di comunità di molisani, forse qualcosa ancora c'è, ma è una strada importante anche per veicolare la guida. Io chiudo altre due cosette che volevo condividere con voi. Una è questa dell'artigianato. Cioè, in fin dei conti, questa è una regione che si è industrializzata tardissimo solo in una fascia, quella di Terni. Il Molise interno è con contadini, patrizia, montagna, ma è anche tantissimo artigianato. Artigianato di grande eccellenza. Le aziende molisane forse dovrebbero costruire di più una narrazione di questo mulino, e quella è una tradizione che è, come dire, ti permette di conoscere un territorio, ma anche di comprare qualcosa, assaggiare, conoscere, visitare una stalla. Forse questa è una delle strade che secondo me è interessante da battere. E l'altra è una riflessione su questo fatto: questi paesi vivono fortemente di feste patronali, feste religiose, che sono dei grandi momenti di coesione sociale, di attivismo, di volontariato, di devozione popolare, di festa, di musica, sono dei contenitori straordinari. Dopo 2 anni di pausa, queste feste avranno la forza per ripartire? O le persone dicono: ma io sto bene a casa, mi guardo le serie TV, oppure me ne vado al mare, perché devo sacrificare il mio tempo libero per questa cosa così? Quindi già alcune feste religiose sono diventati dei mega eventi spettacolari. Questa Sagra dell'Uva che si svolge a Riccia, che poi insomma ti inviterò a visitare, io l'ho lasciata che era una festa di paese, sono tornato dopo 15 anni ed era un evento pazzesco, ma una cosa proprio... Allora già lì ti rendi conto che c'è un problema. Feste legate al volontariato, alla festa di paese, alla devozione, che diventano mega eventi turistici, gestiti dal volontariato. Come possono coesistere queste cose? Come possono non disperdersi ed essere valorizzate? Questa forse è più una domanda che faccio alla cooperativa Just Mo, che ci ospita, perché diciamo loro avranno un grande compito da svolgere, cioè aiutare queste feste a non diventare solo contenitori turistici, perché nascono su un forte sentimento popolare, e cercare però di affiancarle prestando dei servizi professionali, perché a un certo punto questa festa dell'uva che richiama 20-30 mila persone in un territorio che non ha nessuna comunicazione, nessun marketing, strutture, con una marea di appunto turisti che ti chiedono: ma cosa posso comprare, dove posso appunto dormire? Il comitato festa non può farlo. C'è bisogno di creare una forte sinergia tra il volontariato e i professionisti della cultura e del turismo. È una sfida difficile, ma è una sfida importante. Eh sì, diciamo che ovviamente non ho la risposta, però diciamo che questo oggetto, questo libro è dal nostro punto di vista, no, con le nostre armi, un tentativo di cercare di ravvivare anche queste questioni. Per dire, io le feste non le ho potute vedere, l'estate scorsa non c'erano, però ne sono rimasto affascinatissimo, nel senso che ne ho studiate, lette di diverso tipo, quindi dubito che quell'afflato si possa spezzare solo con 2 anni
L'altro rischio però è che queste feste, con cui un po' succede dalle mie parti a Milano, poi diventino un grande party, diciamo così, quindi che si svuotino della componente popolare, tradizionale. Non mi sembra qui il caso, io su questo, cioè io non vedo l'ora che ricomincino così. Posso, ho ancora anche l'invito per la corsa dei carri, per cui devo per forza ritornare quando si può, insomma, unirsi. Sì, se anche Nella, Michele hanno qualche domanda, di certo però una cosa penso sia abbastanza chiara, che siamo molto felici intanto di sapere che devi tornare, quindi sicuramente ci sarà anche, ma è anche giusto penso, creare una guida, creare il gusto, no? Per poi andare nell'assalto più profondo, no?